una giornata molto importante perché dopo due anni viene approvata qui alla Camera l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid, una proposta di legge della Lega che dal nostro punto di vista fa giustizia a chi è mancato, agli operatori sanitari, ai medici, agli amministratori, a chi ha affrontato in prima linea quell'emergenza. Così come l'avete costruita, non ci girate intorno, è un plotone di esecuzione politica che ha due nomi in particolare: Giuseppe Conte, il sottoscritto, e l'ex ministro della salute, Roberto Speranza. Ci sorprende, colleghi, questa cosa concludere. Che proviene proprio da coloro che dicevano che avevano fatto tutto bene, che non avevano commesso errori. E con il governo Meloni è finita quell'Italia in cui uno fa una scelta ma non si assume la responsabilità politica. È finita! Questa commissione, per come l'avete impostata, ignorando tutte le proposte delle opposizioni, ha un'unica e sola finalità: mettere su un vero e proprio tribunale politico per colpire i principali esponenti dei governi che vi hanno preceduto. Noi non siamo soddisfatti delle parole pronunciate dalla ministra Santanchè in Senato, chiederemo conto a questo punto ai ministri competenti di tutte le risposte che non ci ha dato il ministro del lavoro, il ministro delle imprese, il ministro del tesoro. Voteremo a favore di eventuali mozioni di sfiducia nei confronti della ministra. E il modo con cui lei ha risposto, che aggrava se possibile molto di più la sua condizione, molto di più rispetto alle singole contestazioni, il modo con cui ha risposto. Ma trovo incredibile la violenza dell'attacco contro la stampa di questo paese, l'arroganza con cui si è presentata, che per la verità riflette bene che idea di paese abbiano queste signore e questi signori, e questo mi pare il punto. Io penso che solo un'opposizione che ha poco da fare può concentrare la sua unica attenzione su due fatti: le parole sguaiate di Sgarbi e le costruzioni processuali che non ci sono rispetto al caso Santanchè.